Ciao a tutti, mi chiamo Marco Benfatto, sono ciclista professionista per il team Bardiani CSF Energy e oggi siamo qua per fare un allenamento insieme di 60 minuti. Iniziamo. 5 minuti di riscaldamento. 5 minuti di riscaldamento che andremo a fare a 90 RPM. Una cadenza ideale. E durante questo allenamento vi darò una scala di riferimento per consentirvi di gestire il vostro sforzo. La scala è da 1 a 10, veramente 1 è far girare le gambe, come andare a prendere il pane, e 10 sforzo massimo. Ovviamente adesso che stiamo facendo questo warm up, vi consiglio l'intensità 3. Io sto su 90 pedalate e 200-250 watt. Bene, scaldiamo, riscaldamento importante per poter procedere poi a fare i lavori in maniera che siamo già caldi, insomma, senza farci male. Allora vi spiego un po' l'allenamento che andremo a fare oggi. E andremo a stimolare tre cose, tre capacità: la forza, la potenza e l'agilità. Intanto continuiamo il nostro riscaldamento, per quanto riguarda la forza, delle partenze lunga fermo, perché diciamo è il primo allenamento, quindi cominciamo in maniera soft. Faremo delle SFR, salita portare di distinto. Faremo una ripetuta di potenza a ritmo medio e poi finiremo con un po' di agilità, che fa sempre bene. Bene, vi vado a spiegare adesso il prossimo lavoro, il primo lavoro con cui andremo a iniziare, cioè la forza. Sono 10 secondi in cui dovremo fare uno sforzo massimale a intensità 10, da 1 a 10. In questi 10 secondi dobbiamo esprimere tutto quello che abbiamo. Faremo una volta il piede, una volta seduto. Recupero, sono 30 secondi, tra una ripetuta e l'altra. Faremo 4 ripetizioni. Ecco, abbiamo ancora 2 minuti di riscaldamento e poi partiremo con questi lavori di forza per le volate, che è un po' il mio pane quotidiano, perché io sono un velocista e diciamo questa parte la conosco bene e mi alleno molto sulle volate. Infatti noi adesso, quando andremo a fare le volate a 10 secondi, andremo a stimolare la forza dinamica e utilizzeremo prevalentemente il metabolismo anaerobico all'attacile. Vuol dire che produceremo poco lattato. È uno stimolo che parte molto dal sistema nervoso. Manca un minuto e poi cominceremo con le volate. Volate le faremo un rapporto duro, partiremo da 60 rpm, ci posizioneremo circa, io metto 54, 13, 14, ci mettiamo circa 60 pedalate, mettiamo a bere perché non ha una resistenza che si regola da sola, eccetera, ci cambiamo dalla resistenza, c'è cioè una resistenza importante. E poi, come ho detto prima, cerchiamo di dare tutto in questi 10 secondi. Partiamo con la prima ripetizione, preparateci già il rapporto che mancano 30 secondi. Partiamo con la prima ripetizione di 10 secondi da 60 RPM.
la prima. Mancano 10 secondi. Mani basse sul manubrio. Rapporto lungo. 3, 2, 1. Recuperando adesso un po' di secondi e 50 secondi. Io di solito recupero tra una ripetizione e l'altra. Importante su queste, su questo tipo di esercizio, cercare di restare centrati sulla bici, non lanciarsi troppo in avanti o indietro, e stabilizzare bene con le braccia e il corpo. Dobbiamo spingere molto tutto per andare sul pedale ed esprimere la massima potenza. Mancano 10 secondi, partiamo con la seconda ripetizione. Rapporto sempre 54 e 14, poi vedete voi. La seduto, vai! Ok, sono due. Ora ce ne mancano altre due. Una prendo in piedi, una seduta. Lavoro impegnativo anche questo, che diciamo che viene meglio anche su lui questi tipi di lavori brevi, intensi, perché siamo concentrati sul rullo, non abbiamo distrazioni, non abbiamo i semafori per strada che ci distraggono, o macchine che magari non possiamo partire, quindi riusciamo a fare un lavoro veramente preciso, non si può scalare nulla qua. Io dico la verità, a volte preferisco fare dei lavori sui rulli rispetto ad altri strati. Mancano 10 secondi, ci mettiamo un rapporto lungo. Passiamo in piedi questa volta, 3, 2, 1. Bene. Poi quando recuperiamo, mi raccomando, rapporto agile, facciamo girare solo le gambe. Non dobbiamo tenere una grossa resistenza. Abbiamo l'ultima ripetizione da seduti e poi passeremo all'SFR. SFR ne faremo 3 minuti e per 4 volte, con il recupero 30 secondi, e faremo, partiamo a 50 rpm e ci porteremo fino a 70 rpm. Adesso mettiamo l'ultimo rapporto lungo, sempre mani basse, stabilizziamo bene la parte alta, cerchiamo di dare tutto per l'ultima ripetizione. 10 secondi, poi abbiamo finito. 6. Yeah. No. Ok. Il primo blocco è andato. Recuperiamo, stiamo bene. Idratazione, mi raccomando, sui rulli, vediamo parecchio e aggiungiamo anche dei sali minerali carboidrati se sentiamo la necessità. Buon asciugamano, eccolo qua, e se poi avete necessità, se mi chiedi con me, magari un gel, una barretta. Vi spiego il prossimo lavoro, SFR, salita corpo resistente. Il lavoro che serve soprattutto per la salute. 3 minuti in cui partiremo da una resistenza di
tipo intensità di sforzo 6-7 su scala Jitsu, e partiremo con un minuto 50 rpm, poi passeremo un minuto 60 rpm, per chi ha il movimento cardiaco, il ritmo medio, medio soglia, anche se poi prendiamo un po' di soglia, va bene. Portate, scrivere muscolarmente il lavoro. E facciamo ancora 10 secondi di recupero e poi partiamo. 3 minuti, in cui il primo minuto 50 rpm. 3. Troviamo la porta giusta, mi raccomando, magari sono su 53, 15, 16, però vedete voi in base al vostro numero e resistenza. Partiamo, 3 minuti quindi. Primo minuto 50 rpm. Ma possiamo tenere le mani alte sui numeri. Cerchiamo di arrivare a 50 rpm. E sentire la gamba che lavora. Mi raccomando, concentriamoci sulla tecnica di pedalata, che è fondamentale. Non rilassiamo troppo, stiamo bene col busto e mettiamo solo con le gambe, stabilizziamo bene con il busto. Ancora 30 secondi, 50 rpm, poi passeremo a 60 rpm, ritmo sempre medio soglia, intensità 6-7 da una scala 1 a 10. Ancora 5 secondi, poi passiamo a 60 rpm. 60. Se abbiamo necessità, scaliamo il rapporto. I 10 battiti restano nel nostro range, va bene così. 60 rpm. Dai, andiamo duro, so che lavoro un po' noioso, però poi ci darà i nostri frutti, soprattutto in salita. Ancora 10 secondi, 60 rpm, poi passeremo a 70 rpm. Un minuto vi consiglio di arrivare un po' sotto la soglia, quindi arrivare a uno sforzo circa 7, massimo 8. Non andiamo oltre la soglia, perché oggi non va bene. Per ora, poi più avanti è il tempo per avere poi i soldi. Ok, 70 rpm ora. Se avete la necessità, mettete un rapporto più agile e in un momento potete andare anche un po' più alto di basso. Ovviamente adesso questo lavoro per chi ha iniziato da poco. Poi faremo sicuramente 3 minuti, arriveremo a fare 3 minuti e 50 rpm. Ancora 15 secondi, 70 rpm, ritmo medio soglia, vai. Ok, 30 secondi di recupero. Questo è un lavoro che vi bastirà un po' le gambe. Beh, adesso vado relax, tiriamo solo le gambe, 30 secondi. Il lavoro che mi bastirà parecchio le gambe, vi sentite un po' pesantiti, però darà i suoi frutti, vedete. Ancora 10 secondi, poi ripartiremo da 50 rpm, ora poco lungo, 54, 15, 16, insomma. Vai, 50 rpm. Tecnica e pedalata, spingiamo, 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 spingiamo. Ovviamente dobbiamo dare più forza sulla spinta rispetto alla tirata e ancora 30 secondi a 50 rpm.
già quasi a 20 minuti di lavoro totale, ancora 10 secondi, poi passeremo a 60 RPM. Mi raccomando, punto stabile, pedalate efficace. 60 RPM. Se abbiamo necessità, scaliamo un rapporto più alto, mettiamo un rapporto più alto. Ritmo sempre intensità 6-7, medio, 60 RPM. I lavori, vi dico, vengono meglio sui rulli, anche l'SFR, ci sono tanti atleti che soprattutto d'inverno, anche se hanno la possibilità di uscire in bici, preferiscono farli sui rulli, sia perché sia il caldo e sia perché si riescono a fare veramente lavori precisi e comunque sui rulli c'è poco da fare. La resistenza è costante, non molla niente. Ancora 10 secondi, 60 RPM. Poi passeremo all'ultimo minuto, 70 RPM. Ok, 70 RPM. Io circa questi lavori li faccio su un'intensità di 330-350 watt. Poi man mano che la stagione entra nel pieno, la condizione sale e salgono anche un po' i watt. Adesso questo periodo qua, che è un po' che non corriamo, eccetera, i watt sono ovviamente un po' più alti e quindi cerchiamo di non andare fuori giri. 70 RPM, ancora per 30 secondi. Secondi, ritmo medio soglia adesso, 10 secondi ancora, 3, 2, 1, relax, 30 secondi di relax, corpo libero, facciamo sorgire le gambe e recuperiamo. Vi dico, le SFR io non le ho mai amate tanto, vi dico la verità. Le volate tutta la vita, le SFR mi hanno sempre un po' dato sensazioni, un po' sempre di imballamento, però poi con l'esperienza di pratico che servono anche queste. Bene, abbiamo già recuperato 30 secondi, partiamo per la terza ripetizione, 50 RPM. Rapporto lungo, stabili, cassella, cerchiamo di trovare una buona pedalata, puliamo la tecnica. Io adesso sono iscritto a scienze motorie, ho già fatto il primo anno e una delle prime cose che ho imparato per quanto riguarda qualsiasi esercizio è che ci vuole sempre una tecnica, e so quanto importante sia la biomeccanica nel ciclismo, ma a volte dobbiamo anche noi pensare a come pedaliamo e cercare di essere più efficaci, anche solo concentrandoci più nella pedalata, cercando di essere più stabili e col corpo di non sprecare energie, magari andando a destra e a sinistra. 5 secondi ancora a 50 RPM, poi passiamo a 60, passato un minuto a 60 RPM. Già 23 minuti. Poi andremo a fare l'ultima ripetizione, intanto teniamo 60 RPM, ritmo medio, intensità sempre 6-7. E poi andremo a fare l'ultima ripetizione, poi passeremo al lavoro più di potenza, ritmo medio, con delle piccole variazioni. Con 60 RPM, 15 secondi, ritmo medio, possiamo adesso cominciare a alzare un po' verso la soglia per l'ultima ripetuta a 70 RPM, ancora 3 secondi, poi passiamo a 70 RPM, ok, 70 RPM, ultimo minuto.
cerchiamo di rimanere seduti quando facciamo questo tipo di lavoro, perché stiamo affaticando quel tipo di muscolatura da seduti, che ci serve in salita, e quindi cerchiamo di tenere duro e mantenere la posizione. 70 rpm e 7, ancora per 20 secondi. Ritmo medio. Dai ragazzi. Ancora, poi 30 secondi di recupero. Tre secondi, 2, 1, relax, 30 secondi, quarto libro, recuperiamo un po' per l'ultima ripetizione. Salite, forza, resistente. Una tecnica di allenamento ormai consolidata, anche se a me piace allenarmi anche in palestra. Spero che avete visto qualche video. Seguiteci nel sito della Barbiani. Bene, sono già passati 30 secondi. Ultima ripetizione, via. 50 rpm. Un minuto. Sempre attenzione alla tecnica di pedalata. Andiamo a spingere soprattutto con le gambe, non con le braccia. Braccia stabili, posizione in bici. E ancora 30 secondi e 50 rpm. Focalizziamoci più sulla spinta che sulla tirata, perché la pedalata ha due fasi, una di spinta e una di tirata. La parte più forte è la muscolatura che spinge, poi il ciclo tecnico. Concentriamoci su quello, sulla spinta, quindi sui muscoli. Quando il ciclo tecnico dovrebbe andare poi sentire dopo l'allenamento, si fanno male. Ripeto, sono venuto 60 rpm. Sono gli ultimi 2 minuti di lavoro di questo blocco. Stiamo facendo un bel lavoro. Abbiamo cominciato con delle volate, adesso con un lavoro di forza, però più sulla resistenza, forza resistente, poi andremo sulla potenza e infine sull'agilità. Stiamo facendo un allenamento completo che va a toccare tutte le parti più importanti che possiamo allenare. Ancora 20 secondi a 60 rpm e poi andremo a 70 rpm. 10 secondi, sempre intensità medio, adesso medio alta. Ecco, ultimo minuto, 70 rpm. Ora possiamo andare anche leggermente vicino alla soglia. Se abbiamo intensità, i battiti vanno troppo alti, mettiamo la porta più alti. Se invece ne abbiamo, mettiamo giù, per aver paura. Le fatiche non sono mai morto nessuno, dice. Sono veneto, poi farò la traduzione per chi non aveva capito, scrivetemi. Ancora 20 secondi, 70 rpm. Ultimi 20 secondi, dai, teniamo duro, anche se andiamo in soglia, va bene. 10 secondi. 70 rpm. Cinque, quattro, tre, due, uno. Ok, recupero. Rapporto agile, 90 rpm circa. Scarichiamo un po'. Vi spiego il prossimo lavoro. Allora, il prossimo lavoro è un ritmo che è un lavoro che si facciamo il focus più sulla potenza. Andremo a fare 6 minuti, di cui 40 secondi a ritmo medio, circa 100 rpm, e 20 secondi di recupero. Idealmente immaginiamo di essere
un compagno e ci diamo dei cambi. Noi tiriamo 40 secondi, togliamo il cambio, andiamo a ruota, però non vogliamo, non possiamo fermarci, dobbiamo tenere, cambiare e andare vicino al nostro compagno. E quindi qua l'intensità sarà 6-7, meglio soglia. Mi raccomando, quando cambiamo, non vogliamo del tutto, cioè siamo in intensità 6-7, vogliamo giusto un punto per stare a ruota del nostro compagno, 20 secondi, poi riprendiamo noi. Tiriamo per 40 secondi, poi 20 secondi vogliamo un po', altri 40 secondi, tutto questo per 6 minuti. Abbiamo già recuperato un minuto e mezzo, siamo pronti per partire. Rapporto, io metterò 54-16, come ho detto prima, 100 rpm. Partiamo, via! 100 rpm. Io sarò sempre sui 350 watt. Ok, facciamo ancora 20 secondi, 100 rpm, intensità 6-7. Pensiamo di essere con un compagno, stiamo tirando noi. Ci chiama un po' la posizione. Ok, 5 secondi, ancora, questo ritmo. E poi cambiamo, idealmente, vogliamo un po', non tanto. Giusto per recuperare un attimo, 20 secondi. Teniamo, non vogliamo il tutto, ancora 5 secondi, teniamo. Ok, via, ripartiamo per 40 secondi, 100 rpm, ritmo medio, medio alto. Tocca a noi a tirare, via. Ancora 30 secondi. Questo non... Quando noi ci focalizziamo anche su quello che stiamo facendo, pensando idealmente a qualcosa, diventa più efficace. Guardate che la testa è molto importante. Quello che noi immaginiamo di fare per i nostri muscoli lo stiamo facendo. Ancora 5 secondi, poi diamo un cambio e recuperiamo un po'. La cadenza cala, magari scaliamo il rapporto, ma manteniamo i battiti alti. Il mio medio si è girato a 160-165 battiti. Quando molliamo scagliamo solo qualche battito. Ancora 3 secondi, poi ripartiamo. Ok, 100 rpm, ritmo medio alto. Questo lavoro più di potenza, RPM più alte, andiamo un po' a lavorare su, qui sulla componente cardiorespiratoria. Ancora 10 secondi, 100 rpm, medio alto. Ok, andiamo al cambio, recuperiamo un attimo, 20 secondi, però non molliamo, mi raccomando, non molliamo. Siamo a metà della nostra ripetuta. Teniamo. Abbiamo il compagno, davanti. Possiamo farcelo scappare. Via, ancora 40 secondi. Ritmo medio. Batti vanno su, non aver paura. Importante che non andiamo sopra la soglia. Intensità sempre 6-7, 20 secondi ancora, tocca a noi tirare, stiamo tirando, ancora per 10 secondi, poi diamo il cambio, però non molliamo, idealmente diamo il cambio ma il nostro compagno davanti tira lui ma non cala l'andatura, facciamo un po' di fatica, caliamo, ok? Il nostro compagno, quindi non molliamo tanto, se no ci va via. Restiamo al vento, come diciamo, si dice. Ancora 10 secondi e poi ripartiamo sempre
al nostro ritmo medio alto. 100 rpm. Vai! Questo è un bel lavoro, un po' variato per dare un po' stimoli, perché altrimenti sui ludi è facile annoiarsi. Se avete un buon paio di cuffie, usatele sui ludi, ascoltate un po' di musica che vi aiuterà a tenere alto l'umore e allenarvi meglio. Ancora 10 secondi. Intensi, dai. Battiti medio alto. Bene, cambio, recuperiamo. Ma non vogliamo. Non vogliamo neanche un centimetro. Tempo di diventare a ruota. Vogliamo quel giusto poco per far scendere qualche battito. E poi tocca già a noi a tirare. Ultima tirata. Diamo qualcosa in più. 40 secondi. Cerchiamo di arrivare qua in soglia. Aumentano anche le RPM. Mettiamo giù un rapporto. Solo 20 secondi, dai. Mancano 200 metri d'arrivo. Stiamo sempre sui pedali. Rilancia. 20 secondi, dai. Giuri, dai, andiamo a toccare la soglia. 5, 4, 3, 2, 1, bene, recupero, rapporto agile, recuperiamo qualche minuto. Non è facile spiegare ad allenarsi anche, Fate fare più fatica, così. E io che recupero anch'io 20 secondi. Vabbè, finché recuperiamo insieme, vi spiego l'ultimo blocco di ripetute che andremo a fare. Andiamo a fare 3 volte 3 minuti. È un lavoro di agilità. 3 volte 3 minuti, facendo 1 minuto a 110 rpm, 1 minuto a 120, e poi il minuto 130. È un lavoro che stima l'agilità, una qualità che anche se si allena nel tempo non migliora, non ha grossi miglioramenti, però soprattutto ci fa mantenere quello che abbiamo in dote naturale, quindi migliora anche l'elasticità e anche mantenere quella agilità di non andare via sotto con rapporto di lui, di avere una buona pedalata agile, sciolta. Ok, recuperiamo ancora 20 secondi, partiremo con la prima ripetizione, intensità sempre 6-7 e basta. Ok, 6-7 e vedrete qua forse i battiti andranno un po' su. Ok, partiamo, 110 rpm, è questo rapporto che vi permette di stare circa al medio a 110 rpm. Anche qui cerchiamo di non pedalare con la testa, ma di essere stabili e pedalare con una buona tecnica. Ancora 30 secondi a 110 rpm. Passeremo poi al prossimo minuto a 120 rpm. Bene, 120 rpm, un minuto. Se abbiamo bisogno mettiamo la porta più alta, ma stiamo sulle 120 rpm.
sicuramente i lavori che tanti professionisti fanno, soprattutto all'avvicinarsi della gara, per cercare il colpo di pedale giusto e il ritmo gara anche. RPM, ancora 20 secondi, intensità 6-7, meglio, l'ultimo minuto possiamo un po' avvicinarsi alla soglia, ancora 10 secondi, poi passeremo a 130 RPM, per l'ultimo minuto. Ok, 130 RPM. Un lavoro proprio impegnativo, si mantenga alle 120, se vede che va proprio fuori i propri range, qui i battiti possono andare anche un po' leggermente sopra il medio, vicino alla soglia, e ancora 30 secondi, giuriamo alla curva, avere i suoi watt in salita. Ancora 20 secondi, 130 RPM. Cinque secondi. So che è impegnativo, ma non duro. 130 RPM, intensità di sforzo 6-7. Ok, recupero, 30 secondi. Mi raccomando, se avete bisogno, tiriamo un po'. Vediamo. Tanto fondamentale l'idratazione. Tra pochi secondi di recupero e poi ricominciamo. Ricominciamo con la seconda ripetizione a 110 RPM. Sta il forzo 6-7. Mantengo le 110, trovate l'apporto ideale in cui riuscite a fare 110 RPM, circa il medio, dopo l'esperienza capirete pochi secondi. Ancora 20 secondi per passare 120 RPM per un minuto. Cinque secondi a 120 RPM. Tra 5 secondi a 120 RPM. Ok, vai, 120 RPM per un minuto. Se avete bisogno, diamo un rapporto più agile, ritmo sempre meglio. Cerchiamo di far girare queste gambe. Concentriamoci sulla pedalata. Giovane, purtroppo non ho fatto tanti di questi lavori, scoperti un po' tardi, diciamo che si faceva molto magari dietro macchina, dietro moto, se non è concesso le cose a strada, ricordatelo, e però lavori specifici come questi, ad alta cadenza, li ho scoperti negli ultimi anni. Ancora 15 secondi, 120 RPM. Uno, 130 RPM. Siete. Ancora 45 secondi. Poi sale un po'. Va bene se arriviamo circa vicino alla soglia, ma non oltrepassiamo. 30 secondi ancora.
stiamo concludendo quasi il nostro blocco di lavoro. 10 secondi ancora a 130 rpm. 5, 4, 3, 2, 1, relax. Facciamo 30 secondi di recupero, rapporto agili, 90 rpm. Poi andiamo a fare l'ultima ripetizione di questa serie di lavori sull'agilità. Dai che ci siamo quasi, ultima ripetizione. Cerchiamo di dare qualcosa in più che l'ultima. Siamo già a 45 minuti di lavoro e finiamo facendo del praticamento, finiamo con un'oretta, vi consiglio almeno 5-10 minuti del praticamento. Ok, ripartiamo, 110 rpm. Ritmo, medio soglie, già da subito, 110 rpm, diamo qualcosa in più, è l'ultima, facciamo la prima sauna. Secondi poi 110 rpm, poi passeremo a 120 rpm. Molti si chiederanno chissà come fa Flum ad andare così alto. Secondo me fa tanti di questi lavori, perché alla fine non è che si può inventare più di tanto in cittadino. Passiamo a 120 rpm, a un minuto. Ritmo, medio soglia, dai che sono gli ultimi due minuti di lavoro. Teniamo duro, le gambe fanno un po' male, ma teniamo duro. Immaginiamoci che siamo in finale di corsa, ultimo chilometro. 30 secondi ancora a 120 rpm, avviciniamoci alla soglia per l'ultimo minuto a 130 rpm. Dai, 5 secondi ancora, 120 rpm, 130 ora, ultimo minuto, ultimo chilometro, andiamo in soglia, 130 rpm, quando abbiamo necessità, siamo sempre sui pedali, rilanciamo. Ogni 10 secondi rilanciamo. 30 secondi ancora, ultimi 500 metri, 130 rpm, ritmo soglia, 20 secondi ancora, rilanciamo per l'ultima volta, e poi giù gli ultimi 10 secondi, a tutta, io sono a 150 rpm, ancora 10 secondi, 150, sono in soglia, 5, 4, 3, 2, 1, relax. Ok, bravi, se avete fatto tutto questo allenamento vi faccio i miei complimenti, perché è un allenamento anche come volumi che viene fatto da un professionista a inizio stagione. Ora ci mettiamo un'intensità 3 e facciamo almeno 5-10 minuti di defaticamento. Ragazzi, che dire, spero vi sia piaciuto stare con me, con fare questo allenamento insieme. Se vi è piaciuto faremo altri allenamenti e restate in contatto con noi tramite il sito
della Barbiani, c'è Seth Tagnazzi e Seth Lux, che è stato l'ideatore di questo, diciamo, di questa sessione di allenamento. Vi auguro una buona serata e buon dedicamento. Ciao!